Ok, allora salve, siamo gli architetti Stefano Govoni e Diego Masala. Abbiamo fondato nel 2016 il nostro studio, il Pixel Architecture Studio, che ha sede ad Alghero. La nostra formazione professionale si è sviluppata parallelamente tra un approccio accademico presso l'Università di Architettura di Alghero e alcune esperienze lavorative che abbiamo portato avanti negli anni, già dal periodo dell'università, con uno studio locale in cui abbiamo lavorato insieme. E alcuni tirocini effettuati all'estero. C'è un nostro studio, un leitmotiv che è quello della coerenza, che è un termine latino che descrive il legame e l'armonia tra alcune parti, da cui deriva un po' il nome dell'ufficio, il nome Pixel, che è l'elemento più piccolo della computer grafica, che è tra l'unione tra le parti, crea con un'armonia delle immagini. Quindi, in sintesi, noi abbiamo voluto un po' traslare quello che era la triade vitruviana di Firmitas, Utilitas e Venustas, quindi aggiungendo questa parola alla coerenza, diciamo, è la parte proprio iniziale del nostro iter progettuale. Quindi noi cerchiamo di muoverci attraverso la triade che vediamo qua nel titolo, che è di capire, carpire e trasporre. Il capire deriva quindi da un'analisi del contesto, cioè proprio cercare, quindi partendo da un approccio analitico, far partire tutto l'iter progettuale, quindi facendo sì che sia proprio l'elemento fondante di tutto il percorso. Il carpire, quindi, è quello di sfociare nella selezione, nel dialogo tra i caratteri identitari del territorio e del paesaggio derivanti quindi dall'analisi. E il trasporre è quello di tendere a cercare una trasposizione nei linguaggi architettonici del passato, attraverso i dettami costruttivi ed espressivi della contemporaneità. Allora, in questi primi anni di lavoro, aspetta, abbiamo affrontato diverse tematiche, sia di carattere pubblico che privato, quindi passando dalla parte residenziale, affrontando anche il tema dell'interior design, andando sui locali commerciali, quindi affrontando i temi di ristoranti, hotel, gioiellerie, ad esempio, nel carattere più pubblico per il restauro conservativo. Abbiamo fatto qualche allestimento museale, a una scala più ampia, anche affrontato il tema degli spazi pubblici. Ragazzi. Ci vediamo qua. Ah, ok. Sì. Quindi, per quanto riguarda la prima tematica del residenziale, vorremmo sottoporvi tre differenti progetti che riguardano tre tematiche differenti. Quindi il primo riguarda una riqualificazione derivata da una costruzione spontanea. Questo progetto ha avuto l'obiettivo di trasformare un rudere, in parte crollato, in una casa di civile abitazione contemporanea che rispetta i requisiti e le richieste della clientela. Questa era la situazione che abbiamo trovato quando abbiamo iniziato il lavoro. Era un edificio realizzato con accostamenti di volumi nati negli anni, senza un disegno unitario. Quindi partendo da questa situazione, sì. Partendo da questa situazione, dai limiti legislativi che imponevano, per esempio, il rispetto della sagoma esistente, si è proceduto regolarizzando la volumetria, trasformando i vari innesti volumetrici a più falde in un elemento unico coperto da un tetto piano, regolarizzando in questo modo sagome e superfici. Questo è il master plan del progetto. Come si può vedere, e come è tipico anche per molte abitazioni dell'agro di tutta la Sardegna, ma alcuni edifici venivano costruiti a ridosso del confine. Quindi la disposizione interna è stata progettata in modo da prospettare l'edificio verso le aree esterne. Ecco qui, questo è una
una vista dal drone del progetto, ancora deve essere rifinito in alcune parti. Diciamo che l'obiettivo principale era prospettare sempre l'edificio e gli spazi verso l'esterno e far sì che percettivamente anche da dentro si avesse un unico spazio, diciamo, da interno, tra interno ed esterno. Il secondo progetto riguarda una costruzione ex novo. Quindi in questo caso si tratta di una villa monofamiliare nell'agro di Alghero. L'iter compositivo per il progetto prende spunto dalla tipologia costruttiva spontanea della zona, quindi la tipica abitazione a pianta rettangolare con tetto a capanna viene scomposta generando tre volumi differenziati per funzioni. Nel primo troviamo la zona giorno, nel secondo la zona notte con i servizi, il terzo più prettamente padronale, diciamo. La scomposizione volumetrica è accentuata dai setti murali portanti rivestiti in pietra locale, che oltretutto è derivata dallo scavo della costruzione stessa. Il movimento dei volumi ha generato inoltre degli spazi esterni percettivamente più intimi, enfatizzato anche dalle pergole che ci sono esternamente. La dimensione invece delle aperture di notevole grandezza marca la fusione anche in questo caso tra gli spazi esterni ed interni. Questo progetto è ancora in corso di costruzione, i lavori stanno continuando, diciamo a breve dovremo concludere. Il terzo progetto riguarda una riconversione, quindi è un progetto di ristrutturazione di un attico dalla tipologia tipica degli appartamenti realizzati negli anni 60-70. Il progetto nasce dalla necessità di restituire spazio e luminosità a una struttura caratterizzata da un forte senso di chiusura. La distribuzione interna viene totalmente ribaltata, prevedendo la zona giorno nella zona più luminosa, che è posta ovviamente a sud, e in più è stato realizzato un ampliamento nel lastrico che viene collegato tramite una scala interna alla zona giorno. Quindi la classica organizzazione con corridoio centrale di distribuzione viene sostituita da un ambiente moderno e ottimizzato al massimo delle sue potenzialità. Il progetto degli interni si contraddistingue sicuramente per una generale tendenza al minimalismo, con l'utilizzo di materiali semplici ma allo stesso tempo ricercati. Lo spazio, diciamo che è caratterizzato da finiture in rovere naturale, legno laccato bianco, mentre invece la scala è realizzata in acciaio corten. Per quanto riguarda invece la zona della cucina, possiamo parlare del materiale del top, che è in IMAX. Questo ci ha permesso di avere una superficie unica, continua, non vedendo nessuna giuntura, non percependo giunture tra i vari elementi. Questo è il piano attico, diciamo, il più alto, le altre aree. Successivamente passiamo a un altro intervento di restauro di riqualificazione, che è il ristorante Santa Maria ad Alghero. In questo caso ci troviamo all'interno del centro storico di Alghero, a 2 passi dalla cattedrale,
Il concept della progettazione di ristorante è dettato dalla trasposizione di alcuni elementi tipici del tessuto urbano circostante. Siamo partiti quindi dall'analisi delle pavimentazioni esterne, tra cui abbiamo deciso di prendere spunto dalle ginquetas, che sono le pavimentazioni in pietra fluviale tipiche del centro storico di Alghero. Sono state scomposte, diciamo, il disegno è stato scomposto a livello geometrico, cioè, creando attraverso dei quadrati e dei rettangoli di legno una scomposizione dei volumi. Quindi il fine ultimo è stato quello di accogliere i clienti in un'atmosfera intima e informale, cercando di accostare delle linee semplici a delle forme geometriche scomposte, in cui dei cubi e dei parallelepipedi di legno si stagliano su alcune superfici in un contrasto di forme e di volumi, quindi generando un senso di tridimensionalità e di movimento. Il locale, come si vede dalla planimetria, è un piccolo locale, dove all'inizio si era deciso di utilizzarlo esclusivamente come cucina perché presenta un ampio spazio esterno. Invece l'idea progettuale è stata quella di far sì che il cliente stesso possa interagire con la cucina, creando un bancone, che è il bancone, diciamo, il pass tipico della cucina, in modo che anche i clienti possano, diciamo, comunicare direttamente perlomeno possano già vedere la composizione del piatto direttamente dal loro posto a sedere. L'illuminazione soffusa, che è stata messa alla base delle volte, è stata pensata in modo tale da enfatizzare quello che era, diciamo, la struttura portante tipica dell'edificio, del locale. Infatti, il locale presenta una muratura in pietra a vista, in arenaria, con delle volte a crociera, ho deciso di illuminarle proprio dal basso per enfatizzare ancora di più i volumi. Secondo intervento è un restauro puramente conservativo della torre di Capo Falcone a Stintino, iniziato nel 2017 e terminato nel 2018-2019. La torre di Capo Falcone è stata edificata con la funzione di avvistamento e di segnalazione, come, diciamo, tutte le più di 100 torri presenti nella nostra costa sarda. Questo periodo, diciamo, in questo periodo, infatti, giocavano un ruolo primario nella difesa dei nostri territori, quindi erano situati in punti dal forte carattere panoramico, diciamo, per assolvere la loro funzione, quindi di difesa. L'intervento, quindi, messo in atto è stato pensato in modo tale sia da preservare l'edificio in sé, perché presentava dei forti dissesti e degli svuotamenti delle facciate, e sia quello di mettere in sicurezza per poter, diciamo, entrare all'interno della torre e salire sino alla copertura, che, come si vede da questa planimetria, la copertura, il disegno sul lato destro, presenta una garitta costruita a cavallo della Seconda Guerra Mondiale e una scala che permetteva l'accesso al piano primo, perché tutte le torri avevano un accesso non dal piano terra, bensì da un piano sopraelevato, ovviamente per problematiche di protezione. Quindi, attraverso degli interventi mirati, che sono stati quelli di risistemare le facciate esistenti, di riconsolidare le parti crollate, sono stati effettuati quindi degli interventi mirati, però senza cercare di creare dei falsi storici e senza ricostruire troppo gli elementi che non erano più presenti. Infatti, abbiamo rinforzato i beccatelli fin dove è possibile, creato un contrappesso nella copertura per risolvere i problemi di infiltrazione, consolidato le murature esistenti e poi rincorciato, ricucito e stilato i giunti delle murature esistenti attraverso una malta che è stata progettata attraverso un mix design, prendendo una malta a base di calce, della sabbia presente nel posto, terra e degli elementi di schisto calcare, in modo tale da riprodurre lo stesso metodo costruttivo che era stato utilizzato a fine del Cinquecento. Gli altri elementi che sono stati inseriti all'interno del progetto di restauro sono stati volutamente realizzati in acciaio corten, in modo tale da
da enfatizzare quello che è stato l'intervento postumo realizzato in questi ultimi anni rispetto all'edificio costruito a fine 500 e alle superfettazioni che sono state introdotte nel corso degli anni. Quindi abbiamo realizzato un rivestimento della scala perimetrale insieme al suo parapetto, un nuovo portone d'ingresso, degli infissi, il parapetto di copertura e protezione dei bacatelli crollati e un lucernario scorrevole per l'accesso alla terrazza. Da queste immagini quindi si vede il prima e il dopo di come era l'edificio e di come è stato poi restaurato. Quindi la scala è una scala autoportante, semplicemente poggiata nella scala esistente in modo tale da edificare un elemento reversibile. Stesso ragionamento per il portone d'ingresso, che presenta quindi un imbotte a monoblocco, il lucernario che va a coprire lo spazio che un tempo era utilizzato dalla garitta, liberato gli elementi interni, le parti interne dai detriti. Un terzo progetto di restauro e allestimento museale è il progetto del MASE, il museo intitolato ad Antoine de Saint-Exupéry alla torre di Porto Conte ad Alghero. La torre, come già detto prima, fa parte del circuito delle 100 più torri delle coste sarde, aveva una funzione di protezione nel territorio. Questa in particolare era tattica nel territorio perché da qui si potevano vedere altre 5 torri, tra cui quella di Alghero, quella del Bollo, del Tramariglio, fino ad arrivare a quella di Porticciolo. La torre nel corso del tempo ha subito una serie di modifiche anche sostanziali, è stata svuotata all'interno ed era per alcuni tempi addirittura un locale notturno. Abbiamo cercato di riutilizzare gli elementi esistenti, quindi il soppalco e le varie aree, evidenziando quelle che erano le superfettazioni, utilizzando degli steli in rovere, quindi impacchettando tra virgolette il soppalco esistente e gli spazi che c'erano sottostanti, e progettando delle teche espositive insieme al museografo in modo tale da creare, dando delle forme rispetto al contenuto e alle funzioni che dovevano essere messe all'interno. Infatti sono una diversa dall'altra, in cui la lettura è molto bassa per consentire anche ai bambini la visita al museo. Le luci sono state pensate in modo tale da creare un ambiente molto soffuso, le luci sono proprio indirizzate verso le teche, verso le parti espositive, poi attraverso una scala di nuova concezione in lamiera presso piegata si accede al soppalco. Qua si vede come era prima che intervenissimo e come è stato enfatizzato l'intervento successivo. Scusate, non vorrei interrompervi, però credo che siete 82-92, ma ci sono solamente ancora 3 minuti, perché se no non riescono a parlare gli altri, abbiamo già delle domande in attesa. Grazie, vi chiedo. Perfetto, abbiamo l'ultimo, facciamo in fretta, grazie. Invece l'ultimo elemento, cambiando scala, è uno spazio pubblico appena concluso, che è la piazza di Monsignorita di Villanova Monteleone. Qui la piazza all'inizio era uno slargo senza una gerarchizzazione, dove il parcheggio, il parcheggio selvaggio va preso al sopravvento. Abbiamo deciso di dare ordine alla piazza, in quanto ci passa una strada statale, attraversata una strada statale, quindi dividendo lo spazio tra le carreggiate, un'area di parcheggio, e lo spazio pubblico in forma trapezoidale. Abbiamo utilizzato 4 archetipi di progetto, che è quello della trachite, che è la pietra tipica del posto, l'olivo che caratterizza la macchia mediterranea e il carattere agropastorale del paese, il Sugantaru che è una fonte, una sorgente che passa attraverso il paese, alimenta le fontane esistenti, la frestata antica che è il tappeto tipico, e noi abbiamo scomposto un po' geometricamente quelle che sono le grafiche della frestata per alcune parti della pavimentazione esistente. Questo è il risultato finale, in cui abbiamo ricreato uno spazio pubblico, uno spazio attraverso delle sedute, attraverso il sistema di illuminazione enfatizzato e rimarcato quelli che sono gli elementi storici e gli elementi di nuova concezione. Perfetto, grazie dell'attenzione, scusate.